Partita giocata bene da entrambe le squadre, purtroppo noi non siamo riusciti a trovare gol, abbiamo preso il primo gol e gliel'abbiamo praticamente regalato noi, dandogli, cercando di giocarla, gli abbiamo dato la palla lì in aria, siamo partiti in svantaggio 1-0, poi è stato difficile riprenderla. Loro sono stati lì, giù, ad aspettarci, forti nelle ripartenze, buona squadra, complimenti alla Turris e all'allenatore. Oggi è stata una partita, diciamo, dura perché siamo venuti qui a Crotone,
anche per l'esperienza dell'anno scorso dove avevamo trovato una squadra fortissima, siamo venuti un po' prevenuti e abbiamo rispettato tantissimo l'avversario, infatti abbiamo cambiato modulo dal 3-5-2 nostro, siamo passati al 4-2-3-1 e sapevamo che loro sulle fasce erano forti e quindi abbiamo giocato bene, ben messi in campo, i ragazzi hanno dato l'anima anche perché tenevano tanto ad iniziare questo percorso di questo campionato alla grande. E l'hanno fatto, hanno giocato bene, hanno saputo rispettare l'avversario nei momenti giusti, hanno saputo punire l'avversario nei momenti deboli e nei punti deboli dove noi abbiamo studiato la squadra. E questa è forse la nostra forza della società Turris, che lavoriamo a 360 gradi dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e soprattutto abbiamo persone che magari girano per i campi a vedere le altre squadre e quindi avere un po' tra virgolette un promemoria delle squadre che dobbiamo affrontare. E io colgo l'occasione anche per ringraziare tutto lo staff, perché questa è una vittoria dello staff, non solo mia, non solo dei ragazzi, come Cesar Cruz, il dirigente, perché facciamo un lavoro con lo stesso obiettivo, con le stesse modalità e per arrivare a raggiungere gli obiettivi, non quello di vincere la Coppa, ma bensì di portare i ragazzi quanto più possibile in alto verso la prima squadra.